Osimo massacrata di botte e uccisa una donna di 41 anni, fermato il marito, già ai domiciliari per droga. Auto vola in un canale, morte due donne a Serra San Quirico, chiuso per lutto lo stabilimento Elica. Presidente della provincia Giuseppe Paolini firma il decreto per sospendere il canone unico patrimoniale per i cittadini dei comuni alluvionati. Intanto l'Unione delle Proloco lancia una raccolta fondi per aiutare le imprese di Cantiano, mentre il comune di Fano organizza un concerto il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. A Marotta Nord si riduce il rischio allagamenti, avviati i lavori per un nuovo scarico a mare e un canale di raccolta delle acque meteoriche. Caro bollette, tempi duri anche per le piscine, i gestori della Dini Salva Lai costretti a ritoccare gli abbonamenti e a chiedere aiuti al comune di Fano. Taglio di piante senza motivo, dopo le proteste al parco Miralfiore arriva la replica dell'assessore Belloni, rispetto l'opinione di chi protesta con il cuore, più discutibile ha detto quella di chi strumentalizza il contesto per altre finalità. Buonasera a tutti e benvenuti sul canale 19 del Digitale Terrestre per un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Una donna di 41 anni, Ilaria Maiorano, è stata trovata morta in casa in un casolare in campagna a Padiglione di Osimo, in provincia di Ancona. La vittima sarebbe stata massacrata di botte dal marito al culmine di un litigio. L'uomo, El Geddassi Tariq, di origine marocchina, è stato portato in caserma dai carabinieri. Si sarebbe giustificato dicendo che la moglie avrebbe battuto la testa durante una caduta. Ma da una prima ispezione cadaverica le ferite sembrano compatibili con delle percosse. L'uomo è già noto alle forze di polizia ed era agli arresti domiciliari per droga. Lui e Ilaria erano sposati civilmente da 10 anni e hanno 2 figli piccoli. Stavano tornando dal lavoro i 4 dipendenti dell'azienda Elica, 2 dei quali deceduti, rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto ieri sera in località Sant'Elena. L'auto sulla quale viaggiavano, una Volkswagen Polo, forse a causa di un malore della conducente, si è capottata ed è finita in un canale a Serra San Quirico. La vettura è uscita di strada ed è stata trascinata per circa 30 metri nel canale prima di fermarsi, impigliata alla vegetazione. Nel sinistro sono morte la donna che guidava il mezzo, Cinzia Ceccarelli, 58 anni di Iesi, e Sabina Canafoglia, 51 anni di Monsano, in provincia di Ancona. Sui sedili posteriori c'erano un'altra donna, trasportata all'ospedale di Torrette in gravi condizioni, e un uomo rimasto lievemente ferito. Lo stabilimento anconetano, su decisione della direzione aziendale, oggi è rimasto chiuso per lutto. Rimaniamo ad Ancona, dove oggi si è svolta una seduta straordinaria e monotematica del Consiglio regionale dedicata all'alluvione. Un evento che per il governatore Francesco Acquaroli, per estensione e profondità dei danni, può essere paragonato a un nuovo e autentico sisma. In aula si è parlato della commissione d'inchiesta, dei ristori, ma anche delle nuove procedure di allerta. Innanzitutto, evento imprevedibile, che sicuramente poteva essere mitigato se nel corso degli anni si fossero presi provvedimenti. Quei provvedimenti vanno ovviamente realizzati oggi. Uno era già quasi ultimato, una vasca di esondazione, di contenimento, e altre vasche lungo il corso del fiume, nonché interventi strutturali lungo il fiume e anche di frequente ordinaria manutenzione, che sono necessari per evitare le catastrofi. Noi già nell'assestamento di bilancio per l'anno 2022-2024 abbiamo stanziato 15 milioni di euro che si aggiungono ai 6,4 già stanziati per l'annualità 2021 e 2022. In futuro noi naturalmente chiederemo al governo un intervento massiccio per la difesa del territorio. Consigliere Rupini, danni ingenti a causa dell'alluvione del 15 settembre scorso, quali provvedimenti si possono ancora mettere in campo per aiutare le popolazioni colpite? Dobbiamo essere molto tempestivi ed efficaci nel dare ristori, soprattutto alle attività che sono state colpite, e dobbiamo pensare tutti insieme a delle nuove procedure di allerta alla popolazione in caso di calamità di questa portata, per essere davvero efficaci e davvero tutelanti rispetto alla popolazione. Consigliere Ruggeri, l'alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso, quali sono i provvedimenti che si possono ancora attuare per aiutare le popolazioni colpite?
Ci sono due questioni che bisogna affrontare con assoluta celerità, quindi la liquidità per le imprese e le famiglie che hanno perso tutto, ce ne sono purtroppo tantissime, e soprattutto per quei territori del nostro entroterra in cui le attività già fanno fatica abitualmente a sopravvivere, in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per proseguire con l'ampliamento di queste attività che sono anche un presidio sociale molto importante. L'altra questione riguarda le infrastrutture, tantissime sono state danneggiate, lesionate, alcuni nostri posti turistici importanti non sono più neanche raggiungibili, quindi assolutamente serve un intervento urgente da parte del governo. Come consigliere regionale ho la facoltà di richiedere una commissione d'inchiesta, abbiamo richiesto questa commissione a tutti e 31 i consiglieri regionali, ad oggi alcuni non hanno risposto, se raggiungeremo le 11 firme potremo portare questa commissione per tutta la durata della legislatura. Questa durata della legislatura garantirà a tutti i residenti, a tutte le imprese che hanno subito i danni, la certezza di un ristoro, la certezza di un concreto lavoro per verificare di chi è la responsabilità e soprattutto per avere immediatamente tutti quei danni, tutti quei ristori che hanno portato tanta fame, tanta disgrazia, hanno portato tante necessità oggi di essere aiutati. Noi concretamente l'abbiamo fatto richiedendo una commissione d'inchiesta. Il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha firmato il decreto che stabilisce la sospensione del pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'ex COSAP relativo al 2022. Il beneficio è dedicato ai soggetti dei territori colpiti dall'alluvione, quindi dei comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Pergola e Serra Sant'Abbondio, che comunichino di aver subito danni alle proprietà e che abbiano reso impossibile l'utilizzo del suolo pubblico. La sospensione può essere richiesta tramite comunicazione mail dei privati e delle imprese oppure alla posta elettronica certificata dell'ente. A poco meno di un mese dall'alluvione, il presidente nazionale dell'Umpli, Antonino Laspina, ha fatto tappa a Cantiano, Frontone e Serra Sant'Abbondio. Tra gli altri, insieme a lui, c'era anche il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartocetti. Laspina è stato accolto dai sindaci che hanno raccontato i giorni difficili che stanno attraversando, ma anche storie incredibili di persone vive per miracolo, di quanto sia stato infaticabile il lavoro dei volontari, nonché il desiderio di ripartire e il timore che si spengano i riflettori in un momento in cui è fondamentale ripristinare il tessuto economico e sociale distrutto. Intanto le Proloco di Pesaro Urbino hanno lanciato una campagna fondi per raccogliere donazioni con l'obiettivo di sostenere le tante imprese economiche danneggiate. Per il 23 ottobre invece il Comune di Fano, insieme a musicisti e band del territorio, ha organizzato un concerto all'interno della Rocca Malatestiana e il ricavato andrà in beneficenza alle zone alluvionate. Servizio di Filippo Pucci. Una giornata musicale di beneficenza per le comunità colpite dall'alluvione. Si svolgerà domenica 23 ottobre all'interno della Rocca Malatestiana di Fano un concerto maratona composto da oltre 27 band e musicisti locali che suoneranno ininterrottamente dalle ore 14:30 del pomeriggio fino a mezzanotte. L'esibizione vedrà toccare tutti i generi musicali come il rock, il folk, musica italiana fino alla musica classica. Tutte le band del territorio alluvionato e non solo faranno un grande spettacolo alternandosi su due palchi con set da 15 minuti l'uno. Una partecipazione straordinaria perché non credo a memoria di nessuno che 27 band più 27 ospiti siano mai stati messi tutti insieme in un unico concerto. Quindi è un grande movimento di musicisti per un fine importantissimo che è quello della raccolta benefica. L'evento dal titolo Con il cuore nel fango ha come scopo di raccogliere fondi da destinare a tutte quelle località colpite dal forte maltempo dello scorso 15 settembre. Tra queste ci sono Cantiano, Pergola, Cagli e Serra Sant'Abbondio. Abbiamo pensato in giunta, raccogliendo poi anche l'input di artisti del territorio, che il comune di Fano per la propria vallata poteva fare qualcosa di più. Ed è così che è nata l'idea di mettere in piedi un concerto, un concertone l'abbiamo chiamato all'inizio, raccogliendo la disponibilità a tanti artisti del territorio, tante band di Fano ma anche dell'entroterra, Pergola, Cagli, Serra
Sara Santabondio, Sinigaglia, che vengono a suonare gratuitamente alla Rocca Malatestiana il 23 ottobre in un concerto che sarà un concerto veramente col cuore in mano, e l'abbiamo chiamato appunto Col Cuore nel Fango, per essere vicini e raccogliere fondi alle persone che adesso sono in forte difficoltà. Sono i nostri comuni vicini, sono i nostri amici, parenti, e noi dobbiamo esserci. L'ingresso è di 10 euro, mentre per i bambini l'accesso è gratuito. Inoltre sarà possibile devolvere una propria somma anche durante l'evento. L'importante è che ognuno di noi ci mette del suo per fare beneficenza a queste popolazioni. Ecco, per fare beneficenza sarà possibile tramite l'IBAN, che andrà direttamente alla Caritas diocesana, acquistando il biglietto di 10 euro della giornata di happening, di concerto, che si terrà domenica 23 appunto dalle 2 fino a mezzanotte, dove ascolteremo tutte le band locali, o sul loco sarà possibile anche acquistare dei gadget. Insomma, partecipare sarà importantissimo, e come Comune di Fano ci tenevamo appunto a creare qualcosa che, ecco, ci portasse vicino alle popolazioni colpite, ai comuni colpiti, che insomma che fanno parte del nostro territorio. Ancora cronaca. Con un provvedimento di massima urgenza, il giudice per le indagini preliminari ha interdetto la professione di fisioterapista osteopata ad un 66enne di Fabriano e ha disposto il sequestro dello studio e di ogni strumento medicale. L'uomo, in assenza di un titolo abilitativo, ha esercitato abusivamente la professione medica, sottoponendo a visite innumerevoli persone, prescrivendo loro cure e percorsi terapeutici ed effettuando trasfusioni di sangue. L'uomo avrebbe tenuto una condotta mirata alla somministrazione di medicinali imperfetti o guasti da lui realizzati, anche mediante pratiche disconosciute o addirittura ignote alla scienza, come trattamenti trasfusionali oppure all'ozono, vietati al di fuori della professione medica e comunque inadeguati ad un utilizzo sanitario. Inoltre avrebbe indotto i pazienti a tacere sul trattamento ricevuto nella piena consapevolezza dell'illecito adottato. Ci spostiamo a Marotta, dove l'amministrazione comunale ha avviato i lavori per ridurre i fenomeni di allagamento. Sono state messe in campo risorse significative per la realizzazione di opere che contribuiranno a ridurre l'annoso rischio allagamenti nel quartiere di Marotta Nord, ereditato nel 2014 dal Comune di Fano a seguito dell'unificazione. I lavori e i progetti di sistemazione idraulica, illustrati dal sindaco Nicola Barbieri, erano stati presentati alla città durante un'assemblea pubblica nel mese di giugno. Lavori che abbiamo avviato proprio qui con il nuovo scarico a mare su via Chienti, e proseguiranno lungo via Chienti con un nuovo canale, quindi di raccolta delle acque meteoriche, che attraverserà appunto la ferrovia e la statale e proseguirà su via Corfù. I lavori sono iniziati qui nella zona mare, nei primi mesi interesseranno appunto la zona mare, e poi ci sposteremo nella zona monte, quindi lungo via Corfù e via Martini. Un intervento fondamentale che ci permetterà di ridurre il rischio allagamenti nel quartiere, un investimento anche molto importante da parte della nostra amministrazione, che in questi anni ha messo in campo circa 3 milioni di euro, di cui 1 milione 375 mila euro ottenuti dal Ministero dell'Interno partecipando al bando sul rischio idrogeologico. Oltre a questi interventi, che contribuiranno a migliorare sensibilmente la situazione, ne serviranno necessariamente altri. L'amministrazione quindi proseguirà questo percorso cercando di intercettare tutte le possibilità di finanziamento. Interventi fondamentali e risorse che continueremo a mettere in campo come amministrazione comunale per migliorare le criticità che sono presenti nel quartiere. Torniamo a parlare del caro bollette, che sta mettendo in difficoltà anche gli impianti sportivi, tra questi la piscina Dini Salvalai. Caloriferi abbassati, lampade a LED e docce a pagamento sono solo alcuni dei provvedimenti adottati dai gestori di piscine in tutta Italia. La parola d'ordine è risparmio, ma i costi di luce e gas pesano sui bilanci degli impianti natatori e c'è chi si è visto costretto ad interrompere ogni attività. Tanti, d'altra parte, gli imprenditori che cercano di andare avanti nella speranza che possano arrivare contributi da parte dei comuni di riferimento. Siamo ripartiti forte, dobbiamo dire, grazie al buon lavoro dei nostri istruttori di questa estate.
dove abbiamo anche rivoluzionato un po' la scuola nuoto. Abbiamo avuto un grande seguito e questo ci dà una mano, però adesso arriva il difficile, che è pagare le bollette. Abbiamo chiesto un contributo ai nostri associati alzando leggermente, ritoccando gli abbonamenti, e cerchiamo insomma di fare al massimo economia, efficientamento energetico, mettendo in atto varie tutto quello che possiamo insomma per risparmiare. E poi dobbiamo chiedere anche un contributo, insomma un aiuto all'amministrazione comunale, che ci dia una mano per questo momento eccezionale che ci troviamo ad affrontare, per riuscire a concludere la stagione insomma. Da parte del governo, ha proseguito Tombari, sono arrivati i contributi all'inizio dell'estate e siamo in attesa della seconda tranche, che ci permetterà di proseguire l'attività per altri mesi. Invece all'amministrazione comunale è stato presentato il prospetto dei consumi adeguati alle nuove tariffe. Quanto si aggirano le vostre bollette? Normalmente lo scorso anno erano sui 7-8 mila euro al mese. Quest'anno le proiezioni ci portano con bollette triplicate sui 27-30 mila euro nei mesi più duri, che sono gennaio e febbraio, e poi man mano caleranno insomma qualcosina. Però è un esborso molto molto grande per una società come la nostra, insomma, doverlo affrontare da sole. Avete chiesto anche di ritoccare le tariffe al comune di Fano? Sì, nel colloquio che stiamo avendo con il comune abbiamo richiesto appunto di poter ritoccare le tariffe, quelle che sono per il nuoto libero, e l'affitto delle corsie, che sono tariffe vecchie, che sono su altri tempi insomma, non al giorno d'oggi, non possono stare in piedi al giorno d'oggi. Però state attendendo una risposta? Stiamo attendendo una risposta in merito. L'intervista era stata realizzata da Cristiana Guerra. Andiamo a Pesaro, perché dopo il sit-in nella raccolta firme al parco Miralfiore, oggi è intervenuto l'assessore Enzo Belloni. Sentite. Ambientalisti e famiglie si erano recati al parco Miralfiore di Pesaro domenica scorsa per firmare una petizione e chiedere al comune più rispetto, maggior sicurezza e un comitato di gestione per la manutenzione. I promotori dell'iniziativa lamentavano anche il taglio di piante e siepi, interventi definiti anomali e contrari al valore della biodiversità del parco. Oggi a replicare è l'assessore al verde pubblico Enzo Belloni. Io mi sento di dire innanzitutto che è un parco in movimento, quindi è positiva come azione, no? Quindi c'è grande interesse da parte della comunità rispetto a questi 23 ettari nel cuore della città. È un parco urbano, non è una foresta protetta innanzitutto, e chi amministra la città si deve prendere delle responsabilità, no? In questo momento la priorità è la sicurezza, stiamo facendo un grande lavoro assieme a tutte le forze dell'ordine, e anche questa mattina vedete che sono impegnate qui con i cani. Quindi la prima cosa che noi ci preme è mettere in sicurezza questo luogo, un luogo dove non vogliamo nasconderci dietro un dito, che è occupato in maniera abusiva da certe persone. Una piccola parte di questo parco, noi dobbiamo lavorare per renderlo tutto fruibile alla comunità. Stiamo ripulendo il sottobosco, ha poi precisato Belloni, e abbiamo tutte le autorizzazioni del caso. Gli interventi vengono eseguiti in sinergia con le forze dell'ordine e anche i carabinieri forestali hanno fatto più sopralluoghi. Quindi stiamo facendo delle azioni legittime, che magari qualcuno potrebbe anche non condividere, ma questo non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, non è che mangiamo tutti la carne, tutti il pesce o solo l'antipasto. Ognuno ha le sue priorità. Io rispetto l'opinione di tutti, ovviamente, specialmente chi lo fa con il cuore, perché io penso che, come tutte le situazioni, c'è sempre chi vuole strumentalizzare il momento e il contesto. Magari, che ne so, tra qualche mese vedremo qualcuno di più facinorosi che si ritaglierà un ruolo in qualche consiglio di amministrazione o da qualche parte, non lo so. E, ripeto, io credo nella buona fede di alcuni, Fazzi per primo, se vogliamo fare i nomi, visto che qualcuno ha fatto i nomi, però bisogna in qualche modo capire che questo parco è di tutti. La nostra operazione è un'operazione che non è gratuita, quindi non ci divertiamo né a fare dispetti né a spendere i soldi. Ci divertiamo, insomma,
vogliamo far sì che questo sia liberato in qualche modo. Infatti, ha proseguito l'assessore, cerchiamo di organizzare nel parco quanti più eventi possibili. Non a caso, domenica prossima si terrà il primo mercatino dedicato ai bambini, che potranno esporre e vendere i giochi che non utilizzano più. Un'iniziativa che vorremmo ripetere tutti i mesi. Inoltre, ha concluso, ci siamo attivati con l'Istituto Agrario Cecchi per condividere ulteriori progetti. Per riuscire a condividere un progetto abbiamo fatto un sopralluogo con il dirigente, abbiamo fatto un sopralluogo con gli insegnanti, ieri è venuto qua anche il funzionario della regione che autorizza gli interventi sul parco e devo dire che non c'è stato rilevato alcunché. Quindi continuiamo nel nostro lavoro, siamo disposti a chiacchierare con tutti, però senza pregiudizi né da una parte né dall'altra. Entro il mese al via il rifacimento di 5 scogliere di Sottomonte. Ad annunciarlo è l'assessore al fare del comune di Pesaro Riccardo Pozzi, che ha presentato l'intervento di manutenzione straordinaria delle barriere presenti nel tratto compreso tra il civico 84 di Strada delle Marche e l'ultima concessione prima della spiaggia libera. L'importo complessivo dei lavori è di 170.000 euro, ha precisato l'assessore. Il comune fa la sua parte aggiungendo ai 127.000 euro di contributo regionale previsti per l'annualità 2022 un cofinanziamento di 43.000 euro in attesa che nelle prossime annualità possano arrivare gli altri fondi necessari per completare l'opera, dunque con le operazioni nelle restanti 4 scogliere inserite nel progetto originario presentato dall'amministrazione all'ente dorico. E con questa notizia noi chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250. Buona serata a tutti e arrivederci a domani. We'll be right back.